Nel cuore di Londra un evento straordinario ha catturato l'anima italiana. È stato The Italian Show, una celebrazione culinaria organizzata dai Love Italian Food e dalla Federazione Italiana Cuochi in UK. È un piacere essere qui per la terza edizione. Questo è un evento che è stato studiato e identificato come lo show dell'anno. È un onore per me essere a questa manifestazione perché nel mondo noi rappresentiamo dei colori molto importanti. Il principale, quello gastronomico, è il rosso. E il rosso qual è? Il pomodoro che si è espanso, la qualità che arriva nel mondo è quella del San Marzano. Oggi con Solania portiamo qui a Londra, in questa bellissima manifestazione, il mio San Marzano, un pomodoro in purezza che viene curato nei minimi particolari. Abbiamo organizzato questo importantissimo evento che ogni anno fa radunare tantissima gente e pubblicizza tantissimo quello che è il Made in Italy. È un evento che, grazie a Dio, riesce sempre bene. C'è un'importante affluenza e soprattutto c'è la possibilità di gustare degli ottimi prodotti, degli ottimi ingredienti made in Italy. La giornata è iniziata con una cerimonia di apertura di prestigio, dove il console generale Domenico Bellantone ha tagliato il nastro, dando inizio alla festa. Assolutamente un bellissimo momento di italianità. Abbiamo qui con noi oggi tantissimi chef italiani, tantissimi produttori, tantissimi espositori e come consolato siamo stati davvero contenti, lieti, orgogliosi di dare il nostro patrocinio a questa iniziativa che, come dice anche lo stesso concept dell'evento, vuol dire anche educare. Non è soltanto cibo, non è soltanto beverage, non è soltanto hospitality, ma anche educazione. Educazione ad una cultura alimentare migliore, educazione ad una cultura alimentare che eviti lo spreco soprattutto. Oggi abbiamo più di 600 miliardi di dollari l'anno di spreco alimentare, mentre allo stesso tempo abbiamo quasi 3 miliardi di persone che vivono in condizioni di insicurezza alimentare e 800 milioni di persone che soffrono la fame. Quindi questo vuole essere anche uno stimolo a educare a non contrastare lo spreco alimentare, educare ad un'alimentazione sana, un'alimentazione corretta, nel meglio che i nostri prodotti e la nostra italianità può offrire nel mondo. Sono molto contento di partecipare a questo evento e voglio ringraziare gli organizzatori. Questo è un evento molto importante sotto un duplice aspetto. Il primo è quello di creare comunità. Cioè, qui ho visto ci sono tanti esponenti della comunità italiana e quindi è molto bello vedere appunto eventi aggregativi dove si crea e si cementifica questa comunità italiana qui nella nostra circoscrizione consolare di Londra. E il secondo ovviamente è quello della promozione del cibo, in questo caso italiano, che fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione, e quindi per questi aspetti è un evento veramente molto importante. Complimenti agli organizzatori. Numerose aziende italiane hanno creato un vivace mercato mostrando il meglio del nostro paese. Pasta artigianale, vini prelibati, oli profumati e sughi deliziosi. È molto bello essere qui a Londra per questo evento, poter incontrare gli operatori del settore, gli importatori, i retailer e i consumatori finali, e parlare del vero parmigiano reggiano, un prodotto che è lo stesso da 1000 anni. Oggi siamo qui al The Italian Show, rappresentando tutto quello che di buono c'è nel nostro paese, ovviamente, e qui con la mia azienda Wines & Vines, tramite le nostre selezioni, siamo qua a rappresentare quello che di meglio tra bianchi e rossi nel panorama vitivinicolo italiano abbiamo ad offrire. Siamo qua a questo evento di I Love Italian Food per la prima volta, siamo stati contenti, abbiamo avuto differenti visitatori, molti di loro sono stati interessati ai prodotti che noi esponevamo, hanno provato, degustato. Adesso incrociamo le dita e speriamo che seguirà anche un profittevole ritorno. Well, this Italian fest is not the first time that I come. I think it's really wonderful because we bring what Italy stands for, all the products, the produce, also the people here. They're very, you can look around, there's some really old pillar of the Italian society. And really, that makes me very pleased because to see our own Italian people mingling in, and also we have contributed an awful lot to what is really the culinary part of England as a whole. We bring Italy to a foreign country. And I think on the last 20 years or so,
we are representing Italy really amazingly well, and this is the show really it speaks for itself by bringing Michelin star chef or other chefs from many parts of Italy with innovative ideas and not different food, but food which has been presented to us in a very admirable way. So I think we come a long way since the 1970, and Forza Italia. Il momento culminante è stata la spettacolare gara degli chef, dove ad aggiudicarsi la vittoria è stata Alessandra Menta, giovane chef che ha trionfato tra gli altri 5 finalisti selezionati per la finale. Sul palco pizzaioli esperti hanno dimostrato la loro maestria nel pizza show, creando capolavori croccanti e irresistibili. È importantissimo. Lo sa che la cucina italiana è un'emozione. Come territorio che abbiamo, noi in Italia abbiamo tutto, e portarlo avanti specialmente in Inghilterra, ma per tutto il mondo, è così importantissimo, perché la nostra cucina è così pura e così semplice, amante di tutto, tutto il mondo ama la cucina italiana, perciò viva l'Italia. Beh, uno dei segreti della cucina italiana all'estero, secondo me, sta negli ingredienti. Gli ingredienti, ovviamente, ci deve essere sempre una selezione, un rapporto che va, un rapporto continuativo che è quello dei fornitori, quindi ci deve essere una relazione con i fornitori che alla fin dei conti quello che potrebbe essere in Italia un chilometro zero, il chilometro zero qua te lo dà il fornitore. The Italian Show è stato un trionfo di cultura, gastronomia e passione italiana a Londra, un evento che ha unito le nostre radici in un abbraccio caloroso di gusto e tradizione. Oggi è stato un appuntamento, diciamo, essenziale, eclatante per quanto riguarda la ristorazione italiana qua a Londra, perché comunque talking together, sharing together e dare passione, trasmettere quello che è la nostra esperienza a un pubblico giovane, un pubblico pure che ti segue, è importante innanzitutto per far conoscere le nostre esperienze, per far conoscere quello che è il consorzio italiano, perché insieme possiamo andare avanti, insieme trasmettendo quella parte pure che il ristoratore senza il produttore, senza il distributore non possiamo fare una ristorazione eccellente. Oggi è il connubio di tutto questo.